Ciao ragazzi, benvenuti nel nuovo format Luci e Ombre. Oggi con me, seduto qui nella sedia a fianco a me, ci sarà un ospite incredibile. Ho scelto come primo ospite una persona a cui porre tante domande diverse, tante domande scomode, perché lo scopo di questo podcast è proprio quello di fare delle domande molto particolari, molto spesso scomode, agli ospiti che verranno qui in questo studio e non solo. Quindi, via con la sigla! Ed ecco a voi il primo ospite del nuovo podcast di Adamo. E chi è il nuovo ospite? Adamo, perché ritengo che sia giusto e corretto presentare il podcast e soprattutto presentarmi. Quindi risponderò ad alcune di quelle che sono le domande che sempre più spesso, molto più spesso, mi fate. E comincerei subito con il botto. Cosa ne penso dei gruppi che fanno indagini paranormali, gruppi più o meno famosi? Allora, che cosa ne penso? Io ho sempre rispetto per tutti, ma non ho rispetto per le persone che fanno indagini paranormali prendendo per il culo le persone. Ma non solo, prendendo per il culo il mondo degli spiriti. Perdonatemi se uso questi termini molto diretti, ma sono un essere umano anche io e alcune cose mi fanno molto arrabbiare. Se si va a fare un'indagine paranormale, bisogna portare allo spettatore, ma bisogna vivere soprattutto quell'indagine in una maniera completamente trasparente, perché se noi ci inventiamo che c'è il fantasma, ci inventiamo la storia di quel luogo, ci inventiamo la storia di quella casa solo per fare visualizzazioni, allora questa cosa non va bene, non va bene perché non è rispettoso per le anime e non è rispettoso per le persone che guardano questi signori che fanno queste, chiamiamole indagini, esclusivamente per attirare dall'altra parte quelli che io chiamo i polli che ci cascano e dicono: ah, ma guarda che bello, guarda come sono bravi, guarda con che spiriti hanno parlato, guarda chi si è manifestato. In realtà non si è manifestato nessuno. Questo è il punto 1. Il punto 2 è: ma questi signori che fanno le indagini paranormali, che vanno lì, dicono di parlare con gli spiriti gli rispondono, ma quali facoltà hanno? Sono medium, sono sensitivi, sono persone che hanno delle facoltà di o possibilità energetiche di canalizzazione degli spiriti? No! E se non le avete, non potete fare quella roba lì. Se non le avete, non potete comunicare direttamente con gli spiriti. Questo è alla base dell'esoterismo, è alla base delle connessioni energetiche, è alla base delle connessioni spirituali. In questo podcast oggi vi voglio parlare anche di un'altra cosa. Avete avuto un'anticipazione in qualche video precedente. Io non credo assolutamente alla Chiesa, non credo assolutamente ai preti, non credo assolutamente a tutta la struttura che c'è dietro alla Chiesa Cattolica, perché tutta la storia che ci hanno raccontato è in grandissima parte falsa ed è stata modificata a loro piacimento. Non credo alle organizzazioni di potere che utilizzano il potere per comandare il popolo e non sopporto soprattutto che venga praticamente obbligata un'intera popolazione a vivere all'interno di un dogma, a seguire delle regole che si sono scritti loro, cioè delle regole che si sono fatti loro per avere una religione forte che avesse un controllo sulla popolazione. Quindi non credo alla Chiesa, non credo alla Chiesa, così come non credo a tante altre tipologie di religioni, perché penso che l'amore verso Dio, verso lo spirito, verso gli angeli, verso tutto quello che ogni persona decide di avere nel proprio cuore e di credere, deve essere libero, totalmente libero. Che cosa ne penso invece dei medium sensitivi in genere che si trovano di qua e di là, di maghi, maghetti? Che cosa ne penso? Penso che nel mondo esistano delle persone che hanno delle facoltà, delle persone che non è che se hanno delle facoltà e queste facoltà le fanno pagare per forza sono dei ciarlatani,
Dipende quanto fanno pagare queste cose, perché se uno deve lavorare tutto il giorno, un po' come faccio io, pagare un affitto, ha delle spese, deve lavorare come tutti gli esseri umani, e allora c'è un giusto dare e avere, ovvero io ti offro un servizio e tu in cambio mi offri un compenso, credo che sia giustissimo. Chi non sopporto e a chi non credo? Alle persone che vi chiedono migliaia di euro non per fare dei percorsi che magari durano un anno, due anni, in cui vi seguono, no, per vendervi delle cacate, per vendervi l'olio miracoloso, per vendervi la candela miracolosa, per vendervi il talismano miracoloso che in realtà non vale niente e non serve a niente, se non a costarvi 5, 10, 15, 20 mila euro, non ho neanche idea delle cifre. Naturalmente non tutti, perché ci sono persone invece che vendono dispositivi, ecco, forse è giusto chiamarli dispositivi, che invece hanno un buon valore energetico e devono essere pagati perché magari dietro c'è un lavoro molto molto importante, soprattutto oggettistica, che arrivano da culture lontane, voi non sapete neanche quanti costi ci sono dietro. Per esempio, molte persone mi dicono: ah, ma vedo delle candele su internet che costano 300 euro e delle candele dei cinesi che ne costano 2. Beh, stiamo parlando di due cose diverse, perché per esempio le candele esoteriche, se sono realmente candele esoteriche, hanno subito una lavorazione incredibile, una lavorazione particolare, un'energizzazione particolare, arrivano magari da Cuba, da Santo Domingo, da posti più particolari, quindi ci sono un sacco di spese dietro ed è normale che il costo non possa essere 1,50 euro come la candela del cinese, che invece non ha nessun valore. Un'altra cosa di cui volevo parlarvi oggi nella presentazione di questo podcast è chi sono io. Io mi chiamo Adamo Cirelli, sono un medium sensitivo, guaritore spirituale. Attenzione, sono un guaritore spirituale, quindi non mi scrivete se avete delle malattie gravi, se avete dei problemi di salute, per essere guariti da me, perché quello è compito esclusivo dei medici. Una guarigione spirituale significa che possiamo guarire energeticamente, spiritualmente all'interno, quindi dentro di noi, e questo nel tempo può portare sicuramente tante migliorie su tutti i piani, no? Sul piano fisico, mentale e spirituale. Ma non guarisco nessuno, non sono un dottore. Dovete, se avete dei problemi di salute, andare dai medici e continuare le vostre cure, perché io non guarisco nessuno, non so più come ripeterlo, eppure tanti mi scrivono per questo. Esattamente come tanti mi scrivono: per favore Adamo, puoi fare qualcosa, mi puoi dire qualcosa, mi devi dire se divento mamma, mi devi dire se resto incinta. Ragazzi, io queste cose non le dirò mai, perché sono cose che una persona deve vivere in maniera libera, senza essere influenzato, così come non dirò mai se uno deve vivere, se uno deve morire, eccetera eccetera, come fanno invece tanti cartomanti finti, tanti cialtroni e tanta gente che gioca con il dolore delle persone. Quindi io sono questo, sono un medium sensitivo, guaritore spirituale, ma veramente un vero medium, un vero sensitivo, un vero guaritore spirituale, con un dono che porto con me da quando avevo 6 anni. In tutti questi anni ho incontrato persone, sono andato in televisione perché ci volevo andare, non perché mi piacesse quell'ambiente, ho fatto video con influencer, con influencer, quindi con gente che non vale niente, con gente che vale tantissimo, ho fatto di tutto, ho incontrato tutti, ho dato un sacco di dimostrazioni e ci metto sempre la faccia, come in questo podcast. Non sono il migliore, non sono il più bravo di tutti, non sono l'unico, ma ci metto la faccia e sono vero. Comunque, grazie per essere qui nel mio podcast. Questo era solo il primo video di presentazione. Benvenuti a Luci e Ombre. Continua.